Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Cosa mangio in un giorno. Come vedete non sono dentro casa, ma sono fuori. Ho preso qualche giorno di vacanza, siamo venuti un po' in montagna e ho pensato che magari poteva essere interessante farvi vedere che cosa si può mangiare durante una giornata di viaggio. Sono tutte idee quindi molto pratiche per essere tutte cose che si possono mangiare fuori casa senza bisogno di riscaldare nulla, eccetera eccetera. Perciò sono tutte idee che potete utilizzare anche ad esempio se mangiate in ufficio, se mangiate all'università, che è una cosa che ci chiedete davvero spessissimo, quindi spero di avervi aiutato, spero di potervi dare qualche spunto carino. Iniziamo subito con la colazione, quindi questa mattina ho fatto una cosa veramente velocissima, ho preparato un po' di caffè utilizzando questa nuova miscela che ho preso su Amazon, cercavo un caffè americano dato che mi sta piacendo moltissimo ultimamente e ho seguito le indicazioni, sembrava essere veramente molto scialacquato, io direi questa parola, forse è dialetto, non lo so, però rende l'idea di una cosa insomma priva di sapore e di sostanza, invece devo dire che era molto aromatico, quindi il prodotto promosso mi è piaciuto davvero tanto. Piccolo trucchetto, ci ho aggiunto anche una spolverata di cannella, ormai sapete che la amo e devo dire che insieme al caffè crea davvero un connubio molto particolare che ricorda vagamente il sapore del cioccolato, quindi provate e poi mi saprete dire. Ci ho accompagnato dei biscottini semplicissimi di pasta frolla, questa è una pasta frolla vegan con all'interno della nocciolata, anche in questo caso quella senza latte, quindi un dolcetto 100% vegan e semplicissimo. Appena finita la colazione quindi mi sono subito messa al lavoro perché le cose da fare sono sempre tante, io volevo partire quanto prima possibile. Per pranzo ho deciso di preparare un couscous di legumi, sto utilizzando questo di Probios, è la prima volta che lo provo quindi vi saprò dire nei prossimi giorni come mi sono trovata, è molto particolare perché è 100% legumi, quindi non avevo mai visto qualcosa del genere, vedevo di solito la pasta 100% legumi però il couscous era una cosa nuova e mi incuriosiva tantissimo. Lo vado a farcire con un po' di frittata, con all'interno anche delle zucchine, funghi, olive e delle verdure, in questo caso ho messo carote, broccoli e pomodori. Infine condisco tutto con una meravigliosa maionese vegan, se non l'avete mai provata fatela perché è veramente veramente squisita ed è facilissima da preparare. Passiamo ora ai calzoni, li ho farciti con patate e broccoli, leggermente scottati, in particolare per i broccoli evitate di cuocerli a lungo altrimenti prendono un sapore un po' troppo forte, quindi il procedimento è sempre il solito, faccio la mia pasta brisée, la stendo bene, farcisco con le verdure e poi chiudo. Il procedimento ve l'ho fatto vedere nell'ultimo Cosa mangio in un giorno, quindi se volete vedere anche quel video magari ve lo lascio linkato nelle schede. L'ultimissima cosa che faccio sono i panini, li farcisco con la solita spicy hummus mayo, è una delle nostre migliori ricette, è una crema speziata davvero squisita, la trovate sul canale, comunque vi metto le schede in alto. Poi vado a mettere dei pomodorini e la frittata che ho fatto con delle zucchine saltate in padella, le uova in questo caso erano delle nostre galline. Chiudo e il gioco è fatto, ovviamente i panini li potete farcire con tutto quello che volete. Quindi ho iniziato e impacchettato i miei panini, ho confezionato tutto in un foglio di carta scottex messo nel contenitore grande. Poi ho preparato anche il contenitore con l'hummus che era avanzato. Ho sistemato il couscous in questi contenitori invece più alti che secondo me sono più pratici per paste appunto couscous come nel mio caso, insalatoni di riso eccetera eccetera. In una bustina ho messo qualche mela, le ho già lavate, mi dispiaceva lasciarle in frigo per una settimana quindi me le sono portate. E in questi contenitori invece più piccolini sono andata a mettere un pochino di frutta secca che avevo tostato prima. Poi come sempre faccio un contenitore a parte con delle posate, coltelli, cucchiai,
forchette, insomma tutto quello che mi può essere utile durante la settimana. Ho preso anche qualche bustina di plastica. E infine vado a sistemare anche i calzoni, che però prima ho fatto raffreddare bene bene. Quindi questo era tutto quello che avevo preparato, ovviamente non era circoscritto alla giornata di viaggio, ma come vi dicevo poi ho preso qualcosa anche per i giorni seguenti, ad esempio mi ero portata degli yogurt e così via, e ho preso anche ovviamente le cosine di Billy che viene con me. Io spero tanto quindi che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche spunto carino, noi ci vediamo alla prossima, ciao!